Nello scorso episodio ci siamo lasciati nel 1984. Siamo a febbraio, un aereo sovietico sorvola i cieli di Cipro, luogo in cui Big Boss e il medico sono ancora in stato comatoso. L'aereo è diretto a Mosca e sta trasportando un bambino. I sovietici hanno intenzione di sottoporlo a vari esperimenti, in quanto hanno modo di credere che il bambino abbia qualche sorta di potere paranormale. Si dice che con la forza del pensiero abbia bruciato il suo intero villaggio in Cecoslovacchia. Il piccolo, mentre a bordo, riesce a sentire la rabbia, i pensieri e i sentimenti subconsci provenienti da Big Boss e il medico. Ma è solo un bambino, non riesce a comprendere, non riesce a controllarsi. È come un catalizzatore, sprigiona quei sentimenti in una esplosione, abbattendo l'aereo sul quale sta viaggiando. Come per miracolo, il piccolo è l'unico sopravvissuto. Successivamente una squadra di recupero sovietica riesce a portarlo a Mosca. Qui sarà sottoposto per circa un mese a pesanti esperimenti psichici e verrà soprannominato Tretji Rebenok, ovvero terzo bambino. Poco dopo Big Boss si risvegliò dal coma, dopo ben 9 anni. Appena sveglio venne accolto da Ocelot, che gli fece un quadro generale degli ultimi 9 anni. Zero probabilmente era ormai fuori dai giochi, per via dell'infezione parassitaria. Però il suo lascito era in mano a Donald Anderson, alias Sigint, oltre che al recente sistema costruito da Strangelove. Ocelot presumeva che i Patriots, con gli agganci consolidati da Cypher, stava programmando di gestire l'economia attraverso la guerra e in pochi decenni avrebbero creato la cosiddetta War Economy per guidare l'intero sistema sociale. Inoltre, il progetto Les Enfants Terribles, iniziato negli anni 70, aveva prodotto 2 bambini, nati precisamente nel 1972. Questi gemelli furono partoriti da Eva, come madre surrogata. Avevano l'uno i geni recessivi e l'altro i geni dominanti di Big Boss. Ocelot disse che uno era rimasto sotto la supervisione dei Patriots e viveva in America, mentre l'altro, dal 1976, si erano perse le sue tracce. Inoltre gli svelò il piano di Zero e disse che il medico era stato sottoposto a molti anni di terapia e di chirurgia. Appena sveglio sarebbe stato convinto di essere Big Boss e avrebbe rimesso in piedi la Mother Base. Con il supporto di Ocelot, Miller e tutti i soldati che avrebbe attratto per il semplice fatto di essere il leggendario Big Boss, avrebbe potuto farcela. In fin dei conti, era il loro uomo migliore. Big Boss accettò il piano, ma voleva esserci al momento del risveglio. Prima di sparire e nascondersi dietro il suo fantasma, voleva aiutarlo, almeno nei primi passi. Qualche tempo dopo si risvegliò anche il medico. Dopo qualche giorno di ripresa da uno stato non del tutto cosciente, il dottore decise di fare il quadro generale. Lui era Big Boss e durante l'attacco alla Mother Base aveva perso un braccio ed aveva il cranio pieno di schegge. Per ragioni di sicurezza il suo nome sarebbe stato Ahab. Mentre era sulla via della guarigione però, Skullface fece la sua mossa. Inviò un killer silenzioso nell'ospedale che uccise l'infermiera e il dottore. Il medico sembrava spacciato, ma intervenne un altro paziente, che mise fuori gioco la donna. Questo paziente si faceva chiamare Ishmael, ma non era altri che il vero Big Boss, che prima di sparire voleva assicurarsi che il suo fantasma riuscisse a lasciare l'ospedale. Ospedale ormai invaso da agenti XOF, che avevano il compito di eliminare Big Boss. Durante la fuga, Ishmael e Ahab vennero braccati da un misterioso uomo coperto di fuoco. Questo individuo era un vecchio nemico di Big Boss, creduto morto, ovvero l'ex comandante del GRU, Yevgeny Folgin. La sua apparizione all'ospedale era dovuta ai poteri ESP di Tretji Rebenok. Come abbiamo detto, il piccolo era stato portato in una struttura sovietica a Mosca, luogo nel quale era stato sottoposto a pesanti esperimenti. Nella stessa struttura si stava studiando anche il corpo in stato comatoso di Folgin.
I suoi poteri erano da sempre stati un enigma. Come sappiamo, Trade Rebenok non riesce a controllare i suoi poteri ESP e non è altro che un catalizzatore dei sentimenti subconsci di qualcun altro. La rabbia e la voglia di vendetta di Volkin avevano trovato in Trade Rebenok il loro catalizzatore, tale da farlo risvegliare e condurlo da Big Boss. I due riuscirono ad allontanarlo con dell'acqua e riuscirono a scappare dall'ospedale. Durante la fuga, però, ebbero un incidente nel quale Ahab perse i sensi. Il veicolo incidentato venne raggiunto da Ocelot, che prelevò Big Boss e lo condusse al sicuro. Dopodiché, Ocelot salvò anche Ahab e lo scortò fino a una baleniera in partenza verso l'Afghanistan. I due vennero presto braccati dall'uomo di fuoco, reso devastante dai poteri di Trade Rebenok. Sembravano ormai spacciati quando i sentimenti subconsci di Ahab riuscirono a sovrastare la sete di vendetta di Volgin. Il piccolo Trade, quindi, divenne per un istante soggetto al volere di Ahab, così come si può notare dal corno che appare sulla testa del piccolo. Questo placò la furia di Volgin. A questo punto Ocelot e Ahab ripresero il viaggio e si diressero alla baleniera. Durante il tragitto, Ocelot aggiornò Ahab riguardo la situazione mondiale. Lui era Big Boss e doveva rimettere in piedi la sua vecchia organizzazione. Prima però doveva recuperare il suo vecchio amico Kazuhira Miller, tenuto prigioniero dai sovietici. Nel 1980 i russi avevano invaso l'Afghanistan e l'Occidente aveva deciso di opporsi supportando i musulmani. Miller era stato mandato per addestrare i Mujahideen e proprio in quell'occasione era stato rapito dai sovietici. Arrivati alla baleniera, li aspettavano 10 giorni di viaggio prima di raggiungere il luogo in cui tenevano prigioniero Miller. In questi 10 giorni, Ocelot aggiornò approfonditamente Ahab, aiutandolo a tappezzare vari buchi di memoria. Gli donò un braccio robotico di ultima generazione, gli fornì un equipaggiamento versatile e inoltre lo soprannominò Venom Snake, a simboleggiare il suo ritorno dal coma ormai pieno di veleno verso i suoi attentatori. Inoltre, in un imprecisato momento, Ocelot eseguì una sorta di autoipnosi per ingannare anche se stesso in modo da credere che Venom Snake fosse davvero Big Boss. Da quel momento in avanti, nessuno al mondo sapeva la verità. Big Boss era realmente libero e svincolato dal suo passato, proprio come voleva Zero. Giunti a Kabul, Ocelot fornì a Venom Snake l'Hydroid, una sorta di PDA contenente le varie informazioni geografiche e tecniche sulle varie missioni. Venom Snake si infiltrò nell'avamposto sovietico e riuscì a recuperare Kazuhira Miller. Con sua sorpresa, il suo grande amico aveva un misterioso problema agli occhi, che non sarà mai del tutto chiarito, oltre ad aver perso un braccio e una gamba. Non è chiaro quando questo sia avvenuto. Ho modo di pensare che le abbia perse durante l'imboscata, oppure durante i 10 giorni di prigionia. Sembra improbabile che le abbia perse durante l'incidente di 9 anni prima. In ogni caso, Kaz rifiuterà di utilizzare delle protesi, perché il suo dolore fantasma gli servirà per ricordare ogni giorno i suoi compagni caduti, creando un parallelismo tra la mancanza dei suoi arti e la mancanza dei suoi vecchi compagni. Appena rientrata alla Mother Base, Kaz cedette il comando dei Diamond Dogs a quello che pensava fosse Big Boss. Venom Snake si impegnò quindi a guidare i suoi nuovi compagni verso la vendetta. Secondo i Diamond Dogs, i responsabili della caduta dei Militaires Sans Frontières erano stati gli uomini di Zero, ovvero Cypher. Ma prima di sferrare un attacco diretto, bisognava allargare la Mother Base e reclutare nuovi soldati. Con il ritorno di Venom Snake e grazie alle sue prime azioni sul campo, atte a reperire risorse, la voce che il leggendario Big Boss fosse tornato iniziò a spargersi. Molti soldati si unirono alla causa, in poco tempo la Mother Base si espanse. Ai Diamond Dogs si unì anche un piccolo cucciolo di lupo, chiamato D-Dog, che fin da piccolo sviluppò un grande affetto verso Venom Snake. Fu addestrato e appena cresciuto iniziò a supportare il suo padrone sul campo. Durante una missione commissionata dalla CIA, Venom Snake si recò in un campo Mujahideen, da poco caduto in mano ai sovietici. Il suo compito era recuperare un'arma di ultima generazione, Lone AB, una sorta di lanciamissile a ricerca. L'arma era stata fornita ai combattenti proprio dalla CIA e anche se era stata ben nascosta, i sovietici prima o poi l'avrebbero trovata. Venom si infiltrò nel forte e riuscì a recuperare la preziosa arma. Durante l'estrazione, però, si ritrovò in una fitta nebbia, dal quale sbucò il piccolo Trade Rebenok.
che oramai era caduto in mano a Skullface e grazie ai suoi misteriosi poteri riusciva a far muovere il mai completato Sahelanthropus. Skullface si rivelò per la prima volta a quello che pensava fosse Big Boss e lo lasciò in pasto alla sua Parasite Unit, che rilasciarono uno strano gas che gli permetteva di controllare alcuni soldati, similmente a The Pain con i suoi calabroni. Venosnake riuscì a scacciarli grazie all'utilizzo dell'Honey Bee e successivamente fu recuperato. Da questo momento i Diamond Dogs sapevano che Skullface li era addosso, anche se pensavano che lavorasse per Cypher. Poco dopo, mentre passava per le rovine di Abe e Shifao, Venomsnake venne attaccato da un killer di Skullface, tale Quiet. La donna si era già scontrata contro Venom, poco dopo il suo risveglio, ed era stata incendiata da Big Boss. Il perché sia sopravvissuta lo svelerò più avanti, per adesso vi basti sapere che aveva acquisito delle incredibili capacità, ovvero un'alta capacità di mira, una velocità simile a quella degli Skulls e la capacità di rendersi completamente invisibile. Inoltre anche lei era in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana, proprio come The End e Colt Walker. Venomsnake però non cadde nella sua imboscata e riuscì a catturarla. Mentre le riportava sulla Mother Base, però, la donna si liberò e scomparve improvvisamente. Mentre era proprio nei pressi della piattaforma, l'elicottero pilotato dal suo fedele compagno Pequod venne agganciato da un caccia di ricognizione. La situazione era molto pericolosa. La posizione della Mother Base doveva restare segreta. Quel caccia andava abbattuto. Improvvisamente ricomparve Quiet, che con un colpo incredibile colpì il pilota, abbattendo l'aereo. La donna non disse nulla, si reinserì le manette e Venom la portò sulla Mother Base. Appena arrivati sulla piattaforma, la donna venne circondata da alcuni soldati. Kaz ordinò di fare fuoco, mentre Ocelot suggerì di aspettare. Ma proprio in quel momento, Big Boss ordinò di portarla in cella, tra il dissenso di Kaz. Big Boss voleva capire chi era e cosa voleva, e rassicurò che in caso si rivelasse una spia, sarebbe stato lui stesso ad eliminarla. Durante i giorni di prigionia, Quiet non disse una parola, i suoi intenti erano sconosciuti. Kaz credeva che fosse una spia di Cypher, mandata per sabotare o per reperire informazioni. Ocelot ne mise alla prova e più volte gli lasciò la possibilità di fuggire, ma la donna non ne approfittò mai. Lei non voleva fuggire, Quiet voleva aiutare Venomsnake. Ocelot suggerì quindi di farle fare qualche prova sul campo. In fin dei conti era un eccezionale cecchino. Venom accettò e da quel momento in poi Quiet li fece da spalla saltuariamente. La donna non proferiva parola, ma man mano iniziò a svilupparsi un rapporto di estrema fiducia ed empatia tra lei e Venomsnake. Successivamente alcune spie di Diamond Dogs rivelarono che l'ex membro dei Militaires Sans Frontières, Huey Emmerich, si trovava in una base sovietica proprio in Afghanistan. Doveva essere recuperato. Huey era sospettato di aver collaborato con gli attentatori della Mother Base nel 1975. Poteva essere a conoscenza di informazioni utili. Venomsnake si infiltrò e riuscì a penetrare nel laboratorio. Dentro vi era il vecchio Mammalpod sul quale Huey stava basando l'intelligenza artificiale per il suo Sahelanthropus. Venom lo recuperò, ma mentre lo stava riportando sull'elicottero con l'ausilio di un Walker Gear, vennero attaccati dal mastodontico Sahelanthropus, governato da Skullface tramite 3D Rebenok. Ovviamente Huey era sorpreso di vederlo in movimento. Da diverso tempo stava cercando di farlo muovere e adesso gli sembrava assurdo che Skullface ci fosse riuscito. Con l'aiuto di Pequod riuscirono a scappare e a fermare momentaneamente il Sahelanthropus. Arrivati sulla Mother Base, Huey venne interrogato per circa 6 ore da Ocelot. Huey sosteneva che nel 1975 non li aveva traditi e che nei successivi 9 anni era stato costretto a lavorare al Sahelanthropus per conto di Skullface, che ormai tramite XAOF aveva preso il controllo di Cypher.
per provare la sua innocenza collaborò e disse che Scarface aveva architettato l'attacco alla Motherbase per conto suo. Inoltre disse che recentemente aveva spostato grosse risorse in Africa centrale e stava ultimando un nuovo tipo di arma, un'arma più efficace del Metal Gear, da affiancare al Sahelanthropus. Noi sappiamo che l'arma in questione era appunto il virus parassitario delle corde vocali. Ocelot non si fidava delle parole di Yui, però suggerì di metterlo a lavoro in un laboratorio isolato della Motherbase. Così sarebbe stato lontano dagli altri membri, che di certo non lo vedevano di buon occhio. Dopo 9 anni, il colpevole dell'attentato alla Motherbase aveva finalmente un volto. Adesso era emerso che Skullface gestiva quasi totalmente Cypher e che stava concentrando le sue forze nell'Africa centrale. Finalmente i Diamond Dogs avevano un obiettivo chiaro e definito: andare in Africa e dare la caccia a Skullface. Un abbraccio ad Amska. Goodbye, Father. I don't need you anymore.